un nuovo pezzo di registrazione, vediamo quanto riuscirò a fare oggi. Allora, continuiamo il video delle serie in corso con un titolo molto molto particolare e coraggioso anche, che è Moya Simon di Masayuki Ishikawa, pubblicato a 7,50 € da GP Publishing, un'edizione estremamente particolare con una doppia copertina, c'è la copertina con la bandella e anche la carta è molto molto buona, mi sembra. Comunque un 7,50 € che mi pare adeguato per quello che viene offerto. Non mi sembra ci siano pagine a colori, infatti no, non ce ne sono. Allora, la storia è molto stramba. Tadayasu è un ragazzo che ha una particolarità: lui può vedere a occhio nudo i batteri che sono dappertutto, dai cibi all'aria, alla pelle, ovunque. E all'università decide di iscriversi alla facoltà di agraria con l'amico d'infanzia Kei. Vorrebbe vivere una vita tranquilla, ma si ritrova coinvolto in una serie di situazioni tra il delirante e l'istruttivo, tra il preside della facoltà che lo vuole sfruttare per la sua capacità, l'assistente del preside che non lo sopporta assolutamente, in più dei senpai che si dedicano alla produzione illegale di sake nella facoltà, in un turbinio di situazioni veramente strambe, molto 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 strambe. Allora, questa è la storia a grandi linee, perché poi se no mi dovrei trovare a raccontare ogni singolo episodio e sarebbe un po' complicato. I batteri di cui prima sono rappresentati in questo modo molto molto simpatico. Togliamo la copertina. Eccoli, sono tutti così pucciosissimi. E Tadayasu li vede praticamente ovunque o giù di lì. Sono dei simpaticoni con l'hobby della fermentazione. Poi è bellissimo perché ce ne sono di tutti i tipi. Ogni qualvolta ne compare uno, comunque l'autore mette a fianco della pagina tutti dei piccolissimi segni riassuntivi che ti dicono un po' chi è quel batterio e cosa fa. Quindi comunque è fruibile anche da chi non sa una mazza di queste cose, insomma. E allora, l'umorismo è molto strano, non saprei come descriverlo, perché è un manga pieno di testo, pieno di spiegazioni che penso spesso vogliono essere volutamente pesanti per rendere ancora più comica la situazione. Ciò non toglie che il ritmo sia molto strano e non penso sia un umorismo adatto a tutti, perché è un umorismo basato molto appunto sui batteri e su tutte cose molto strane. Io da biologa mi piace da morire, cioè è abbastanza scontato, cioè già uno che si è fatto venire in mente l'idea di vedere i batteri occhio nudo è un pazzo furioso, è un genio. E quindi io avevo visto una puntata dell'anime un sacco di anni fa e lo ricordavo molto divertente, pure questo manga l'ho trovato molto molto simpatico. Questo è un esempio dello schemino riassuntivo di cui vi parlavo, ora è piccolissimo perché questo manga è pieno di testo, però per ogni batterio c'è un piccolo schemino riassuntivo. Per esempio qua c'è l'Aspergillus oryzae, che è anche uno di quelli che appaiono più spesso. E con delle descrizioni molto carine. Non saprei neanche se consigliarlo o meno. Magari un numero di prova dateglielo, perché ho visto che ci sono pareri molto contrastanti su questo manga. C'è chi lo adora e chi lo odia perché lo trova pallosissimo. Quindi se non vi piacciono queste dissertazioni bucoliche e scientifiche, lasciatelo proprio stare, perché comunque si basa molto su quello. Altrimenti magari una chance a questo manga folle di testa gliela darei. Allora, passiamo adesso invece alla riedizione di un manga molto conosciuto che è Orange Road. Ho preso il primo numero dell'edizione J-Pop a 7,50 €. Da questo manga è stato tratto l'anime Quasi Magia Johnny, che penso grosso modo tutti conosciamo, perlomeno tutti quelli della mia età o giù di lì. Allora, la storia è veramente famosissima, riassunta in due parole: Kyosuke è un liceale che si trasferisce in una nuova città insieme al padre e alle due sorelle. Il motivo del trasferimento è che tutta la famiglia è dotata di poteri ESP e una delle due gemelle non riesce mai bene a tenere a freno questi poteri, e quindi ogni volta rischiano di essere scoperti e devono trasferirsi. E Kyosuke, il primo giorno in cui si è trasferito, si trova in cima a una scalinata e incontra una ragazza col cappello rosso, Madoka, di cui si innamorerà. E grande la sua sorpresa quando poi ritrova questa ragazza a scuola, ma non più una ragazza gentile e solare che aveva conosciuto, ma una teppista temuta da tutti e isolata, tranne che da Hikaru, una ragazza che si è atteggiata dura, ma che in realtà è molto allegra e briosa. E proprio Hikaru, per una serie di circostanze, si troverà a essere convinta di essere la ragazza di Kyosuke. E così si crea uno dei triangoli più famosi, insomma, dell'animazione giapponese, penso.
Allora, il manga è una commedia romantica, sostanzialmente, uno shonen, e alcune situazioni possono risultare scontate, ma questo perché è un manga degli anni 80 ed è uno di quelli che ha segnato alcuni punti fermi, un po' del genere. Secondo me c'è una freschezza e una solarità mentre lo si legge che lo rende molto molto piacevole, anche se forse un po' il peso degli anni lo sente. Non posso fare paragoni col cartone perché non me lo ricordo molto bene. Cioè, sono passati veramente troppi anni da quando l'ho visto l'ultima volta e non penso di essere mai riuscito a seguirlo con molta continuità. Ho letto alcuni commenti in giro che dicono che il triangolo nell'anime è delineato meglio, però non mi posso esprimere. Una cosa su cui bisogna passare sono i disegni. Infatti questo è uno dei casi in cui il character design dell'anime è nettamente superiore a quello del manga, ci passa proprio un oceano in mezzo. Comunque i disegni del manga sono molto piacevoli. Matsumoto era tipo un esordiente quasi quando l'ha scritta, quindi bisogna anche capire. Matsumoto, che è un mangaka che poi penso sia tipo sparito nell'oblio giù di lì, non lo so che fine abbia fatto in anni più recenti. Comunque è una commedia che consiglio a tutti gli appassionati appunto delle commedie romantiche, e il prezzo può sembrare alto di 7,50 euro, ma contate che è un mallo pazzo, insomma c'è un numero considerevole di pagine, quindi il prezzo è adeguato. Passiamo adesso ad uno dei manga più chiacchierati del momento, oggetto di una divertente contesa tra Planet Manga e Star Comics, che sto parlando di Pandora Hearts di Jun Mochizuki, pubblicato alla fine a 4,30 dalla Star Comics. Questo è uno shonen molto in voga ultimamente. Ho deciso di provarlo perché era in promozione a 1,90 euro o giù di lì. E inoltre ne avevo sentito molte persone parlare bene. Ma più che difendo la spada tratta, come spesso fanno alcuni bimbo minchia che non vogliono sentire ragioni, ho sentito persone parlarne come del manga della propria vita, quindi mi sono chiesta, mamma mia, andiamo a leggere questo manga che non è che mi ispirasse così tanto. Allora, la storia, proprio in soldoni spicci perché potete trovarla riassunta ovunque, è che Oz, un ragazzo di 15 anni, il giorno del compimento del suo compleanno è sprofondato in una prigione demoniaca o qualcosa del genere, a sua insaputa proprio. Questa prigione è chiamata Abyss. In questo posto si troverà a stringere un patto con un Chain, un'entità tipo demone, chiamato B-Rabbit. B-Rabbit in realtà si manifesta solitamente con le fattezze di Alice, una ragazzetta, eccola qua. Alice è alla ricerca dei propri ricordi e quindi stringe questo patto con Oz. In tutto questo però ci sono anche dei membri di una società governativa chiamata Pandora che sembrano molto interessati a Oz. Questo, in soldoni, il succo della questione. Devo dire, non è che mi abbia entusiasmato poi così tanto. L'ho trovato carino, ha una grafica accattivante che rispetta un po' i canoni della moda, con atmosfere un po' goticheggianti e demoni e eccetera. Qualche riferimento anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che fa sempre tanto mistero e atmosfera, ho notato ultimamente. Allora, io ho letto che gente dice non fermatevi al primo numero, leggete almeno 2-3 per rendervi conto della trama, della bellezza, della complessità, perché ho letto che ci saranno grandi personaggi sviluppati benissimo, grandi psicologie, cose del genere. Io per ora lo continuo anche perché non costa tantissimo, perché se fosse costato 5,90 col cavolo che l'avrei continuato. Per ora lo continuo e vediamo un po' come prosegue. Insomma, mi ha lasciato una certa curiosità, ma non mi ha fatto certo gridare al miracolo, al capolavoro per ora. Quindi uno shonen come tanti per me adesso, quindi ora vediamo un po'. Parliamo adesso di una cosa di cui io non vorrei parlare. Perché? Perché sì. Che è questa cosa, che è Puella Maghi Orico Magica, o come cavolo si pronuncia, non me ne frega niente. Allora, pubblicato come al solito dalla Planet in due edizioni, quella standard e quella deluxe, la scelta migliore che io abbia potuto fare è stata quella di prenderla in edizione standard, perché già mi avevano fregato con la deluxe di Madoka che faceva pena, pietà e misericordia. E quindi, vabbè, già penso di avervi detto che il manga di Madoka secondo me è una schifezza immonda, e a me l'anime è piaciuto molto, il manga fa schifo. E qui però ero fiduciosa sugli spin-off, no? Perché magari raccontano altre storie, se magari sono carini. E quindi ho deciso di prendere questo. Non commettete il mio stesso errore. Non comprate questa cosa, che è immonda, forse anche peggio di Madoka, non lo so. Allora, ci sono dei disegni che definire dilettanteschi penso sia fargli un complimento. La storia... non si capisce niente, le scene sono attaccate con lo sputo l'una con l'altra
E inoltre è uno spin-off, quindi addirittura presenta personaggi, cioè sono gli stessi che conosciamo, però in chiave diversa. La protagonista sembra Kyoko, che ha dei problemi con un'altra bulla maghi, che invece è dare la caccia alle streghe, dà la caccia alle altre maghe, insomma. Ecco, io non ci ho capito niente, e veramente è una cosa veramente brutta. È una serie solo di due numeri e io non ce la faccio a comprare il secondo, proprio mi sento male solo all'idea. Quindi, per favore, non commettete lo stesso sbaglio. Evitate, evitate, evitate. Soprattutto se vi è piaciuto l'anime di Madoka. Passiamo ad una lettura ben più piacevole, che è il primo numero di Samidare, di Satoshi Mizukami, pubblicato a 5,90 € dalla Flashbook. Questo numero era in promozione a 1,90 € mi pare. Non so se la promozione è ancora attiva, non mi ricordo se era a tempo o meno. Se non l'avete preso a quel prezzo, ciò è molto male. Samidare è una commedia. Un manga che non si può ben definire in un genere, e la trama è veramente particolarissima. Yui è uno studente universitario qualunque, che una bella mattina si sveglia e si trova davanti agli occhi sul letto un lucertolo gigante. Una bestia di queste dimensioni, insomma, ok? La bestia in questione gli dice che è parlante. E gli dice che lui è il prescelto e che deve salvare la Terra dalla distruzione aiutando la principessa e proteggendola da un mago malvagio. Il protagonista, per tutta risposta, invece di accogliere con calore l'offerta, scaglia il lucertolone fuori dalla finestra. Questo è l'inizio, le primissime pagine di Samidare, che già solo per questo è fighissimo, secondo me. C'è un inizio veramente fantastico. Aggiungeteci al fatto che poi per una serie di questioni il lucertolone tornerà alla carica, diciamo, con questa storia della principessa, e Yui avrà modo di conoscere la suddetta tale Samidare. Samidare è una principessa che non è che sia proprio una carina che ha bisogno di protezione, è una che, come dice 88 Ferro, è forte come Hulk. Cioè, è fortissima, è una bestia e non ha nessunissima intenzione di salvare il pianeta, anzi di distruggerlo. Yui decide di stare al suo servizio. In tutto questo, unite a questo mix veramente strambo, quindi ragazzo che non vuole salvare il mondo, principessa che non ha bisogno di essere salvata, e lucertolone parlante, aggiungeteci anche un anello dotato di magici poteri misteriosi che viene dato al protagonista, un martello gigante che sta sopra la terra pronto a distruggerla, invisibile a tutti tranne che ai due soggetti in questione, dei golem mostruosi e spaventosi che arrivano all'improvviso, e un umorismo delirante spesso. Già solo con queste caratteristiche, Samidare secondo me sarebbe un titolo fantastico. In tutto ciò non è solo una commedia divertente, sono inseriti all'interno della trama anche dei pezzi molto molto più seri e molto più sottilmente inquietanti. Forse sono un po' forzati nel loro svolgimento in alcuni punti, ma si inseriscono benissimo nel contesto della trama. Quindi abbiamo un manga che è un mix di tante cose estremamente riuscito. Io in rete ho letto diversi commenti positivi su chi ha voluto provare Samidare. Anche chi l'ha letto tutto, magari per scan in inglese, mi ha assicurato che è un manga che migliora nei suoi 10 numeri. Migliora, continuando a unire tanti generi diversi. E l'autore è uno che sa dove andare a parare perché mi dicono che indizi sul finale sono già presenti nel primo numero. Ora io non so come continuerà, sono assolutamente digiuna, però sia a me che a mio marito è piaciuto tantissimo, è uno dei candidati al Mangozzo d'Oro e se non l'avete provato vi esortiamo a farlo perché potrebbe essere un qualcosa che vi stupirà. Secondo me è una lettura che potrebbe essere adatta a diverse persone perché è veramente un miscuglio, non è ben definibile assolutamente, quindi è da provare. Passiamo ora a un manga completamente diverso, sto parlando del primo numero di Tokyo Alice di Toriko Shiga, pubblicato dalla GP Publishing a 5,90 €. Toriko Shiga è un'autrice già pubblicata in Italia con Clover, una sua serie che si è conclusa negli scorsi mesi per la Star Comics. Tokyo Alice no Josei, la protagonista Fu, è una ragazza di 25 anni che lavora e che è interessata molto di più allo shopping che a tutto il resto. Ha proprio una passione irrefrenabile per lo shopping, che la porta ad avere sempre il conto in rosso e simili. Ricorda molto Carrie Bradshaw per questo aspetto, se avete visto Sex and the City. E la narrazione quindi parte un po' da Fu, che vediamo alle prese con la sua ingenuità, ma anche in fatto di relazioni interpersonali, al suo disinteresse nei confronti degli uomini, alla sua amicizia con altre tre ragazze.
la narrazione poi diventa più corale perché si sposta anche su queste altre amiche di Fu. Avremo la mangaka sfigata in amore, avremo anche l'amica dottoressa che è incatenata in un amore impossibile, diciamo così, non ricambiato. E poi avremo l'amica di buona signorina di buona famiglia che decide di spassarsela con più uomini possibili in attesa dell'arrivo del matrimonio combinato che la famiglia ha deciso per lei. È un manga proprio femminile tantissimo, se non vi piacciono cose alla Sex and the City o ai Love Shopping o simili, insomma cose molto da femmina, statene proprio alla larga in maniera molto tranquilla. Io lo trovo piacevole, a me Clover era piaciuto anche se secondo me si è allungato proprio troppo. Questo, insomma, ha delle premesse carine, per ora lo seguo con piacere perché lo stile dell'autrice non mi dispiace, è una lettura leggera, leggera e piacevole, ecco. Passiamo finalmente all'ultima novità del mese, che è Usagi Drop di Yumi Unita, il primo numero, pubblicato a 5,90 € dalla GP Publishing. Yumi Unita è un'autrice non nuova nel nostro paese, forse non molti se lo ricorderanno, ma la K edizione l'ha pubblicato diversi anni fa, il volume unico Guardami. Questa Usagi Drop è una storia che in rete ha un certo seguito, insomma, io l'aspettavo da qualche anno, ma avrei voluto leggerla da tempo con piacere, quindi sono stata molto contenta della sua pubblicazione. Kishi, questo qui, è un trentenne e si ritrova ad andare al funerale del nonno. Qui scopre che il nonno non viveva solo come credevano tutti, ma aveva una figlia illegittima di 6 anni, Rin, la cui mamma è scomparsa. Senza lasciare tracce non si sa dove è finita. Al funerale tutti i parenti, in maniera molto ipocrita, vogliono decidere chi si debba occupare della bambina, nessuno la vuole ovviamente per gli scandali e tutte queste stupidaggini, e Daikichi in un momento di impulso decide di prenderla con sé e quindi si ritroverà ad essere un po' un padre improvvisato alle prese con mille cose che non conosce, tra cui libretti sanitari, asilo e cose varie. Un po' una versione sul tè papà e figlia che non si conoscevano, ecco, mettiamola così. Lo stile grafico è semplice ed essenziale, comunque un manga destinato a un target adulto. Mi piace molto perché si vuole mantenere sui toni della commedia, però senza voler essere meloso, rimantenendo una certa lucidità. A me è piaciuto tanto, la piccola Rin mi ha conquistata nel suo essere molto chiusa, introversa, però anche così dolce nell'affidarsi a Daikichi tante volte. E io lo consiglio molto, è una lettura che a me è piaciuta parecchio.